due le azioni che state per mettere in campo, se ce le riepiloga. La prima è di ripresentare l'emendamento alla Camera dei Deputati con i colleghi del gruppo PD e non solo della Camera dei Deputati. La seconda iniziativa è accertare chi ha omesso di fare la notifica, poiché non può essere che l'omissione della notifica, che toccava figure dell'ordinamento governativo italiano, alla fine costituisca un gravame per le imprese danneggiate. Non si può dire che l'impresa dovrà verificare se la notifica fosse stata fatta o meno. Noi vogliamo ripristinare il principio del legittimo affidamento che vale in Italia e in Europa. Vogliamo precisare che un problema di questo tipo la soluzione è la norma, non l'ordine del giorno o la bonomia dell'occuparcene dopo. Il Senato non ha votato poiché alcuni senatori sono stati nei fatti pigri e non hanno avuto una consapevolezza all'altezza, poiché forse scelti a caso. Noi dobbiamo assolutamente ricreare una condizione di consapevolezza che quando c'è un problema grave la soluzione è grave, è rilevante ed è quella della norma. Il deputato Leramo della Lega parla di sciacallaggio politico, in realtà esiste già un ordine del giorno che impegna il governo a trattare con a riaprire la trattativa con l'Europa. Il problema è che l'ordine del giorno va bene se il danno eventuale da recupero coattivo dovesse partire fra 6 mesi. La figura giuridica che deve procedere al recupero coattivo si è già insediata e sta operando. È il commissario ad acta di appartenenza dell'Agenzia delle Entrate che ha già fatto l'identificativo fiscale per procedere in danno afflittivamente. Per cui va fatta oggi, ieri, non fra 2 mesi, 3 mesi.